Quindi, in attesa dello scioglimento del comune, se proprio devono dare la presidenza del Consiglio Comunale a qualcuno, la diano all'unica forza politica che non è coinvolta in questo scandalo, che è il Movimento 5 Stelle, come garanzia. Ma sia chiaro, anche se dovesse essere eletto il nostro presidente del Consiglio, la prima cosa che chiede è lo scioglimento del comune. Questo deve essere chiaro, perché il comune di Roma non può essere in questo momento un comune sereno nella sua amministrazione. Stanotte hanno rubato un computer qui, è un comune all'occhio del ciclone, scompaiono i computer, ma stiamo scherzando? Qual è l'immagine di Roma? L'immagine di Roma, che poi è l'immagine dell'Italia, perché Roma è conosciuta in tutto il mondo, è quella di un paese in cui le imprese chiudono e le mafie nuove nascono. Una mafia in questo momento autoctona a Roma per colpa di chi? Cioè, chi l'ha fatta nascere? L'ha fatta nascere la politica. Se lei ci pensa, in questa mafia capitale ci sono tutti i problemi degli italiani: immigrazione, corruzione, mala amministrazione pubblica. E perché non si risolvono questi problemi? Perché chi li deve risolvere ci lucra anche col business dei campi rom, che sono un business, il business dei centri di accoglienza. L'immigrazione la sinistra l'ha utilizzata ideologicamente come cavolo voleva, ma poi alla fine l'ha utilizzata per fare business, a quanto esce fuori da questa inchiesta. Allora, in questo momento il Comune di Roma questo sta trasmettendo, ma i cittadini romani sono molto migliori. Una cosa che riguarda solo Roma o tocca anche il governo? Ma tocca il governo, è chiaro, questo è il partito del Presidente del Consiglio ed è il partito che a quanto pare aveva a cena tra i suoi finanziatori anche protagonisti di questo scandalo. E allora c'è una questione morale oppure Berlinguer lo hanno dimenticato totalmente? Stanotte hanno rubato un computer in questo comune. Siamo preoccupati comune, anche noi. Ma no, ma questo comune non è al sicuro, e tantomeno con Ignazio Marino. Abbi pazienza, non è al sicuro. Noi pensiamo il contrario, noi pensiamo che voi perdete un'occasione. Noi pensiamo un'occasione storica. No.